Cari amici di FS News, sono Luca Mattei. Oggi mi trovo in compagnia di Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli, alias gli Autogol. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ragazzi, come state? So che è un periodo in cui non smettete di viaggiare. Sì, beh, ci sta anche, visto che dopo per un anno e mezzo siamo stati chiusi in casa, ci sta anche farsi dei bei viaggetti. I viaggi di un anno e mezzo li abbiamo ridotti in 3 giorni. Sì, esatto. In 3 giorni abbiamo messo tutti i viaggi. Quello che abbiamo fatto in un anno e mezzo l'abbiamo recuperato in questi giorni. Siamo tornati adesso da Fuerteventura, no? Fuerte Village, il villaggio in cui c'è la nazionale in ritiro. È stata una bellissima esperienza. Li abbiamo visti belli rilassati. Anche perché, insomma, l'ambiente aiuta La a location. rilassare e poi tra poco invece inizieranno col ritiro vero e proprio, quindi inizieranno ad allenarsi e insomma ci siamo divertiti con loro, abbiamo fatto un po' di contenuti, abbiamo fatto un po' di testimonianze dal villaggio, insomma è stata una bella esperienza. Purtroppo il mister non ci ha comunque convocato, cioè ci abbiamo provato ancora per l'ennesima volta a farci convocare, ma nada. Non è andata, non è andata. Ma a proposito No. di europei, dal 28 maggio è in rotazione radiofonica il vostro nuovo brano, Coro Azzurro. Dal 1º giugno vedremo anche il videoclip su YouTube. Com'è nata l'idea di Ebbene, una canzone legata agli europei? noi ovviamente sono gli europei e non potevamo astenerci dal farlo. Tutto nasce, in realtà, nasce tutto un po' dall'esperienza fatta con Baila Come Pacco, no? Cioè, mai avremmo pensato di poter fare una canzone e tutto è nato con Baila Come Pacco, dove è stata poi una canzone che è esplosa grazie a una serie di avvenimenti, perché il Papu ha fatto una stagione straordinaria, la gente vedendo il video del Fantacalcio col Papu che ballava, ha iniziato a ballare, e quindi è diventato poi un fenomeno veramente mondiale, perché poi addirittura quando siamo andati al Mondiale di Russia, che in Italia non c'era, ci fermavano però, ci hanno fermato un ragazzo argentino che ci ha riconosciuto per il video del Papu, perché comunque era seguito ovviamente in Argentina, poi adesso che il Papu è andato a Siviglia, il brano è cominciato a girare a Siviglia, perché comunque era l'arrivo di questo giocatore. E quindi dopo questa esperienza avevamo fatto un'altra canzone che riguardava i mondiali a cui non abbiamo partecipato, era l'inno dei non mondiali. Quest'anno c'erano gli europei, abbiamo detto facciamo l'inno degli europei, visto che stavolta ci siamo. E quindi abbiamo fatto questo inno non ufficiale, perché ovviamente non è un inno ufficiale, però per noi lo è. Per noi è molto ufficiale. Immagino lo sia e lo sarà anche per tanti italiani, ma c'è un papà del brano o è un parto a tre? No, è un parto Ah, più. a più di tre, perché alla fine ci sono tanti interpreti nel video che vedrete dal primo, e poi ci sono gli interpreti musicali a cui si sommano poi chi ci ha dato una mano a livello autorale, ha scritto la musica, chi poi ha collaborato ovviamente come dire, da chi ha fatto meno a chi ha fatto di più, perché comunque è un progetto molto grande e ci sono tante persone da ringraziare. Spero di avere la possibilità di ringraziarle tutte, se non in maniera pubblica, poi almeno privatamente, perché è importante far sentire quanto dietro a un progetto del genere ci siano tante persone che l'hanno reso possibile, ecco, al di là di noi che poi siamo quelli che ovviamente ci teniamo di più, no? Perché comunque siamo i papà con DJ Matrix, con ovviamente poi chi ha investito anche in questo progetto, però sicuramente c'è tanta gente da ringraziare. Io partirei dalla parte musicale, perché uno lo dicevi, è DJ Matrix. Nel brano c'è anche Arisa e Ludwig. Con loro tre com'è andata? Beh, è andata molto bene, nel senso che cioè, è stata una bella sintonia. Noi siamo tre grandissimi cantanti, c'è cioè da dire, quindi non avevamo bisogno di Chiaro. altri interpreti, però con una grande umiltà abbiamo detto facciamo già il video, allora mettiamoci da parte, diamo spazio a degli artisti musicali che hanno bisogno in questo momento Emergenti. emergente, allora abbiamo dato spazio ad Arisa, a Ludwig.
Scherzi a parte, ovviamente abbiamo fatto un progetto un po' diverso rispetto a quelli scorsi. Questo, Matrix è fisso. Matrix è fisso, è il nostro musicista, il nostro punto di riferimento. L'Inno dei Non Mondiali, 3 anni fa, era un video completamente comico. Questo è un video un po' più ufficiale, un po' più una canzone vera e propria con la sua identità vera. E quindi Arisa dà quella credibilità alla canzone, assolutamente. Ludwig anche, noi facciamo dei piccoli intermezzi, ma gran parte della canzone è cantata e interpretata da loro. Noi abbiamo scritto parte del testo e scritto interamente il video, che è un po' la forza nostra, diciamo, il contributo maggiore nostro in questo progetto è stato dato dal video, dato che è quello che noi facciamo quotidianamente, quindi è proprio il nostro lavoro. Ecco, a proposito del video, a me ha colpito soprattutto per due motivi. Il primo è che alcune scene sono state girate in un San Siro completamente vuoto. Quello che effetto vi ha fatto? Allora, da un certo punto di vista, San Siro, cioè, è sempre San Siro, no? Quindi comunque è sempre bello vederlo. Diciamo che mi ha fatto meno effetto vederlo vuoto, completamente vuoto, per il motivo per il quale siamo andati a girare il video. Cioè, noi siamo andati a girare il video, ovviamente non potevano esserci persone, non c'erano tifosi, non c'era niente, quindi era quasi un teatro, no? Diventava. Mi ha fatto molto più effetto vedere, magari, quando siamo andati alla finale di Coppa Italia, vedere lo stadio un po' sì, un po' no, perché comunque alla finale di Coppa Italia avevano iniziato a riaprire. Quello mi ha fatto effetto, mi farà effetto agli europei andare a vedere le partite con capienza ridotta. Quello è diverso perché lì c'è un evento, c'è l'evento, e vedere lo stadio mezzo vuoto con un evento del genere come sono gli europei, dove comunque ovviamente in Italia, perché comunque partono, essendo itineranti, partono dall'Italia, c'è l'Italia che gioca, vedere uno stadio che sarà mezzo vuoto, quello sicuramente farà un certo effetto. Quello di San Siro è un'emozione perché comunque entri in un tempio del calcio che è tutto per te, lo vedi, quindi quella è un'emozione diversa, quindi è un effetto, tra virgolette, positivo, no? Anzi, senza le virgolette. Sugli stadi mezzi vuoti, per altri discorsi che ben conosciamo legati al Covid, lì invece è un effetto ovviamente molto negativo, però che dobbiamo fare? L'altro motivo per cui vedere assolutamente il video è sicuramente la presenza di Luca Toni e Roberto Mancini, perché con Arisa, DJ Matrix e Ludwig avete chiesto di fare musica. A Mancini e Toni avete chiesto di recitare, insomma, non era proprio il loro campo. Come è stato lavorare con loro? Ma bello, perché quando tu lavori, diciamo, quello che diceva Michele prima, no? Il nostro forte è cercare di fare video, no? Quindi cercare di prendere anche dei giocatori, dei campioni, e metterli in un'altra veste, no? Sotto un'altra chiave. Poi Mancini, in realtà, di fatto ha fatto la sua parte, perché ha fatto l'allenatore che faceva le dichiarazioni, lo vedrai nel video, e poi di fatto ci allenava in maniera finta, no, per l'europeo. Toni, vederlo invece in veste di regista, di esperto di tormentoni, visto che su di lui era stata scritta numero uno in Germania quando giocava nel Bayern Monaco, sicuramente è stato interessante, divertente, bello, e quindi siamo poi contenti di vedere il risultato, e siamo contenti quando poi notiamo che anche al diretto interessato piace vedersi in quella veste inusuale e giocare, no, con noi. Quindi senz'altro bello, bello, bello. Ragazzi, passiamo per un momento al calcio giocato, perché è impossibile non parlare di questo campionato che è appena concluso e già ci sono le prime notizie di calciomercato. Conte, come avrà preso questa decisione di lasciare l'Inter, ad esempio? Beh, semplicemente l'ho presa che non mi pagano, quindi c'è poco da parlare di questa decisione. Ma hanno dimezzato lo stipendio, vengo scudetto, mi dimezza lo stipendio, cioè, se non mi sembra una cosa logica. Se vinco la Champions, che fanno? Non mi pagavano a quel punto, quindi se questo è il concetto, ecco. Meglio stare a casa, ecco. Quindi la scherza parte su Conte, vabbè, è un po' quello il concetto. Quindi gli hanno proposto la riduzione dello stipendio, per carità, poi in periodo di crisi non è che fossero due lire, diciamo, però probabilmente penso che il progetto, adesso parlando tra virgolette seriamente, chiaro, non fosse solo sullo stipendio singolo di Conte, ma fosse proprio riguardante il progetto Inter,
che sembrava un po' ridimensionato, no? Cessione di alcuni giocatori. Lui che sappiamo che è molto esigente e ha... Ma giustamente cerca di salire ogni anno, no? Certo. Questo fatto sicuramente ha contribuito a, alla decisione di Conte di lasciare l'Inter. Poi sono successe poche cose in questi giorni, cioè giusto un paio di... Sì, sì, eravamo via e ogni ora cambiava allenatore. Sono arrivati tutte le squadre hanno cambiato allenatore in questi due giorni, quindi... però siamo riusciti in qualche modo a starci forse dietro. Inzaghi cambia ancora, cioè, dopo Lazio che c'era l'accordo dopo l'Inter, adesso forse Barcellona o la Roma magari o Roma, voi purtroppo non sarete in campo, quindi cosa dobbiamo aspettarci dalla nazionale? Purtroppo bisogna vedere da che lato. Sì, la nazionale per fortuna per il paese, esatto. Il paese può star tranquillo, purtroppo è proprio la parola giusta. No, però siamo stati adesso nel ritiro e la cosa che abbiamo percepito in questo ritiro, che in realtà è un periodo di vacanza con allenamento, perché comunque andava assicurato ai giocatori, nella storia è sempre così, no? Quando finisce il campionato devi dare il permesso ai giocatori di qualche giorno per poi andare a preparare una manifestazione con l'Europeo. Purtroppo il Covid ha tolto i tempi tecnici, perché... finisce il 24 il campionato e l'11 giugno, quindi praticamente due settimane dopo, parte l'Europeo. E, diciamo, nazionale ha scelto di fare questo periodo un po' cuscinetto di lavoro soft e un po' di scarico anche verso poi l'Europeo, no? Però quello che abbiamo colto in questo ritiro è stato la grande armonia del gruppo, risate, il bel clima e quello, questo è quello che ci hanno detto tutti. Il gruppo è fantastico, quindi... è una delle componenti principali, secondo noi, secondo anche quello che dicono quelli che hanno vinto per vincere. Se c'è il gruppo, se non c'è il gruppo, non vinci. Quindi siamo messi abbastanza bene da quel punto di vista. Poi il campo è il campo, non si sa. Ma ve la sentite di fare un pronostico? Fino a che punto potrà spingersi l'Italia? Può succedere di tutto, onestamente, cioè, può anche vincerlo questo europeo. È molto difficile perché ci sono squadre molto forti, però la squadra dell'Italia è forte. Gli europei si giocano i 90 minuti, quindi 90 minuti non è detto che poi la squadra sulla carta più forte vinca. L'Italia di Conte lo insegna, che avevamo una squadra di scarponi, ma grazie ad Antonio sono riuscito a arrivare fino ai quarti di finale. Quindi, è vero, visto la parola scarponi, cioè, sto interpretando Conte. È la Conte, sì, cioè, non è che non sto dando gli scarponi al giocatore, assolutamente. È il personaggio che diciamo fa il modesto, tra virgolette. Esatto. No, detto ciò, l'Italia di Conte ha dimostrato che anche se sulla carta non sei uno squadrone, puoi battere Belgio, puoi battere Spagna e puoi giocartela con la Germania. Quindi... se c'è il rigore con la Germania. Certo, tutti lo dicono, e non è che siamo noi che scopriamo l'acqua calda, c'è una squadra che ha più di tutto in questo europeo che la Francia. Sicuramente. La Francia è la squadra devastante, cioè se dovessimo guardare i valori, giocare a figurine, non c'è partita. Il calcio dimostra spesso che chi è favorito non per forza vince, a volte succede, altre volte no, quindi... Noi ce la giochiamo con le altre. Quindi avevi ragione tu, possiamo scendere in campo anche noi. Non so se sarà in campo, ma di sicuro sentiremo il vostro coro azzurro. Se voi doveste individuare uno dei calciatori della nazionale a cui far cantare coro azzurro, chi scegliereste? A cui far cantare Ciro, coro azzurro? Ciro, un amico, l'abbiamo fatto Ciro. Sentire a Ciro un po' in esclusiva, a lui è piaciuto molto. Anche il Gallo, Locatelli. Sì, il Gallo che è timido, però quando parte, gli parte la foga. Infatti, poi vedrete anche nella clip che poi andrà in onda su Rai 1. Insomma, se la gioca bene. Quindi direi il Ciro e Gallo, proprio d'attacco, che fanno il duetto come a Risa e Ludwig. Albano Romina, sì, dai, questi. Esatto, poi Albano Romina. Coppia, è una bella coppia, come si fa sognare. Grazie, da parte nostra non ci resta che imparare a memoria coro azzurro. Io vi ringrazio. No, non è Mogole, quindi ce la si può fare. Grazie mille, ragazzi, siete stati gentilissimi. Grazie a voi. Grazie ciao. A voi, un abbraccio. Ciao. Cari amici di FS News, un saluto da Luca Mattei e alla prossima.